Nucleo, Ragazzi Fuori, ma anche la partecipazione nel film eccezionale veramente, Capitolo Secondo, un film di Vanzina, quindi comunque un testimonial d'eccezione per questa bellissima serata. Stiamo parlando di Alfredo Libassi. Ciao, mi viene di farlo senza volerti offendere a Roberto Sordi. Ciao caro. Buonasera a tutti e sono contento veramente che il pubblico ha partecipato a questa serata. E senti un po' la tua esperienza nelle fiction. Qual è il confine tra la fiction e la realtà? Ce n'è tanta, cioè la realtà è che io sono tutto l'opposto di quello che uno vede in TV. Nelle fiction c'è il lato quello cattivo che c'è dentro di me, che quello si manifesta solo ed esclusivamente nel cinema, e meno male. Ma è vero che molte volte uno che ha l'animo buono lo chiamano a fare il cattivo e viceversa? No, vabbè, dipende. A me la cosa che mi aiuta di più in questi film è perché c'ho il viso calcato, nel senso, già solo con la mimica, appena faccio così le persone si spaventano. Pensa che quando io mi raso i capelli dentro in un negozio, la prima cosa che fanno, mamma mia, si preoccupano, perché dice questo sarà un rapinatore o... Tu li rassicuri? Sì, poi li rassicuro, sì. Ma questo ti dà fastidio o ti dà sicurezza? No, io sono tranquillo perché quando mi conoscono poi si ricredono. Anche un amico ieri sera, quello che sta alzando la mano, ieri sera a pensare che lui aveva visto Mary per sempre Ragazzi Fuori, lui mi aveva già calcato come personaggio cattivo. Poi durante la serata si è ricreduto, perché lui mi ha fatto bene a me e io ho fatto bene a lui, però ci siamo divertiti. Alfredo, vedo la tua maglia Ragazzi Fuori 20 anni dopo. Sì, io prima di ogni altra cosa preciso che io mi trovavo a Catania, sto girando un cortometraggio dove si parla del sociale, nel senso addio pizzo, addio mafia, contro mafia e tutto. C'è una cosa, dice, da uno che fa i film di mafia si sta cimentando in questa cosa. Sto facendo la regia, però nello stesso contesto sto seguendo questa storia, perché essendo che una ragazza di 16 anni, innamorata, figlia di un boss, e qui subentro io, la cosa bella è perché sto facendo una cosa del sociale. Quando io sono stato contattato da Gabriele, ho subito accettato, perché sono un padre, ho visto la bambina, ho conosciuto la bambina e sono contento e fiero di essere un testimonial di Giulia. Si sa, ci sono molte truffe, si sa, ci sono molti che usano i bambini e li mettono in evidenza per fare chissà che, perché ce ne stanno tanti. Purtroppo sì. Però io, vedendo la piccolina, sto vedendo la realtà, sto vedendo questa famiglia che sta lottando veramente contro tutti, perché ama la piccolina, ma chi ha contatto e conosce la piccolina, la prima cosa che fa, si innamora della bambina, si affianca al papà e alla mamma, e sono veramente fiero di essere qua e di fare da testimonial per la bambina. Noi interpretiamo il pensiero della famiglia Montero e di tutta Reggio per la sua presenza. Poi la cosa bella, perché noi che siamo del sud siamo quelli che dove ci tocca il cuore, siamo molto, cioè agganciamo e sosteniamo molto il sociale. Il papà adesso vediamo, stiamo lavorando, e poi parlo di Ragazzi Fuori 20 anni dopo. Il papà mi ha chiesto una cosa che io la sto valutando e lo sto pensando. È una cosa bella, però ho paura, perché molte persone, dato che ci sono le motivazioni, le malattie, può essere una cosa a doppio taglio, nel senso, mi ha chiesto di sviluppare qualche cosa per la piccolina. Io ci sto pensando, vedrò come potremmo fare, perché se io l'abbraccio perché sono un padre. Molti l'abbracciano, o molti fanno certe cose per avere il fatto del sociale, per avere il riscontro. E per questo dico che ho un rischio a doppia lama, perché io darò il cuore alla piccolina, vediamo ora di sviluppare qualche cosa. Un gruppo del sud, no, come fanno quelli del nord direttamente, che hanno il loro partito, come c'è Chigori, c'è i suoi attori, De Laurentiis c'è i suoi, il sud viene tagliato, perché nel sud si girano tante fiction, gente di mare, spade antimafia, però gli attori vengono dal nord e a noi ci danno le briciole, oppure le comparse, le figurazioni, gli danno pochi spazi.
Io ho fatto Mi rive sempre ragazzi cuori, due capolavori, e adesso dopo tanti anni sto combattendo, perché la cosa essenziale sono i soldi, cioè se uno vuole fare un buon progetto ci vogliono i soldi. Io sto combattendo di fare questo film, fare di nuovo il continuo, fare rivedere quei ragazzi che non si sono più visti, però poi mostrare la realtà, perché noi è normale, saremmo nello stesso filone della cattiveria che ci hanno conosciuti i tempi, perché lo sai, i film d'azione, siamo amici, mi piacciono. Però nel finale voglio fare rivedere chi siamo veramente noi, perché quando noi abbiamo fatto Mary per sempre ragazzi cuori, siamo stati descritti come ragazzi del carcere di Malaspina, ragazzi malavitosi, invece tutto questo non è vero. Siamo stati presi dei quartieri normali, avevamo le referenze nel senso con i visi, e poi da lì i film hanno fatto il successo, e adesso io sto combattendo di fare questo che da diversi anni sto inseguendo, ma sicuramente siamo a buon fine, perché finisco quello, sicuramente farò qualche cosa per Giulia. Ci sono altri due progetti, ma nello stesso contesto parto con ragazzi fuori 20 anni dopo. Inoltre su questa manifestazione darò anche una gioia a qualche ragazzetto, nel senso l'ho promesso al papà, dato che sto girando a Catania, chi vuole, siccome ci sarà una scena che è molto importante, dove ci saranno i striscioni che ricorderanno Non Mafia, Non Mizzo, ricorderanno Falcone e Borsellino, molti ragazzi che vogliono partecipare da questa sera, dato che c'è stato il fatto della serata, lo possono fare vedendomi su Alfredo Libassi, regista, che io oltre a usare per me, lo sto utilizzando per adesso anche per lei, per dare un sorriso e una gioia. Chi vuole può partecipare grazie a questa manifestazione, lo può sapere, può venire direttamente a fare le riprese, durante le riprese, e girerà. Grazie. Grazie, hai detto veramente tutto, grazie a te, per questa tua testimonianza, questo tuo modo sincero. Papà, grazie alla mamma, un grosso bacio a Giulia e un applauso forte soprattutto per lei che ne ha bisogno. In bocca al lupo, grazie. In bocca al lupo.